Io penso di essere fortunata. Riesco nell'insegnamento a fare quello che mi piace fondamentalmente e mi ci diverto pure e si divertono anche i ragazzi. Sono motivati a giocare, quindi hanno una partenza più elevata. Infatti anche i bambini con deficit, PES, bambini col sostegno, cioè lavorano molto di più. Loro sono abituati a usare la tecnologia, perché la usano tutti i loro telefonini, cellulari, videogiochi, eccetera, eccetera. E tu gli fai vedere che c'è un altro modo di usare, te la puoi costruire tu. Noi siamo partiti con questo progetto che è stato selezionato dalla Fondazione circa 3 anni fa, si chiama Robotica ed Energia ed è stato selezionato all'interno di un concorso sull'insegnamento innovativo della matematica fatto dalla Fondazione Meotti. Noi siamo partiti dai robot, ma poi si è passati addirittura a pensare allo stampo in 3D, per cui il robottino tu non lo pigli già costruito e già pronto. Abbiamo proposto appunto un percorso che legava la robotica a uno studio di quelle che sono le energie rinnovabili. Quindi sia usare e programmare i robottini, ma anche vedere come utilizzare le energie da fonti rinnovabili per esempio, muovere una macchina elettrica. Questo qui, ad esempio, il Natalino è fatto con la stampa 3D e usa la scheda di Arduino. Ecco, vedete, loro hanno programmato con la freccia avanti, va avanti, con la freccia indietro, va dietro. Gira a destra, accendi la freccia a destra, gira a sinistra, accendi la freccia a sinistra. Siamo stati aiutati dalla Fondazione a livello economico e anche di sostegno per questi 2 anni di realizzazione, ma poi una volta finito il sostegno abbiamo continuato lo stesso, anche perché è un percorso che ormai è diventato un po' progetto principale all'interno della nostra direzione Istituto Comprensivo. È un progetto che si faceva anche prima, che è stato diciamo migliorato con la Fondazione Meotti e che continua anche per gli anni successivi. Si possono proporre dei kit di robotica, si possono proporre anche gli NXT che vengono usati già anche alle medie e una volta programmati possono eseguire dei movimenti perché hanno degli ingranaggi e un piccolo motore, perché qui dentro la bocca del coccodrillo c'è un sensore di movimento, per cui quando io mi muovo davanti alla bocca, lui la chiude. Gli studenti sono entusiasti perché per loro è un'attività creativa, hanno modo di lavorare in gruppo, e possono esprimersi al meglio, nel senso che ognuno viene coinvolto e dà il meglio di se stesso. Anche i bambini che hanno difficoltà si sentono veramente alla pari degli altri e questo è fondamentale, cioè tutti hanno la possibilità di esprimersi per quello che hanno dentro, per le loro capacità che sono, anche se sono minime, però vengono sempre valorizzate.